siamo qui oggi per dire che è un primo passo. Noi vogliamo la collaborazione con la giustizia di Matteo Messina Denaro, noi vogliamo sapere quali sono i mandanti delle stragi del 92 e del 93. Questo è anche un bel messaggio politico a una certa politica che fino a ieri sera pensava di togliere le intercettazioni, di abolire il 41 bis, di abolire il 4 bis sull'ostatività della legge, della pena detentiva. Noi siamo particolarmente orgogliosi del lavoro che è stato fatto questa mattina, che conclude un lavoro lungo e complicatissimo che ha coinvolto tutte le forze di polizia dello Stato, perché abbiamo catturato l'ultimo stragista del 1992-93. È l'ultimo latitante, l'ultimo delinquente l'hanno preso. E ora chi comanda?